Franco. Sono stati 40 anni forti e intensi, da quando hai fatto aprire quei cancelli, saltando in sella Marco Cavallo. Gorizia, non solo un ospedale di frontiera, un luogo di oppressione, una galera, ma uno spazio per far crescere le idee. Franco è la passione per la filosofia, lo sguardo più al malato che alla sua malattia, le notti in bianco a scrivere su un'olivetti azzurra. Heidegger e Gramsci, ma cos'è la psichiatria? Strumento di controllo oppure ideologia? Aprirsi ad un confronto con qualcuno che è diverso. Si sognava da svegli senza l'illusione che l'Italia vivesse una rivoluzione. Aria di libertà senza contenzione, non era un delirio, un'allucinazione. Caro Franco è la storia, dicono ad avere ragione, ma la dignità ridata alle persone e quel po' di follia per cambiare le cose ce l'hai messa tu, ce l'hai messa tu. E nel mondo finalmente per qualcosa siamo i primi, non solo per spaghetti e mandolini o per combinare grandi casini. Trieste, il deserto si riempie di colori, il silenzio lascia il posto a nuovi suoni, una comunità che viene fuori. Franco è la battaglia sul pericolo sociale, il matto ti spaventa, può mandarti all'ospedale. Pensare alla violenza come attributo naturale. Tornare cittadini, il diritto di votare. Siamo tutti appesi a un filo, ma nessuno è da legare. Il diritto di curarsi e quello di star male. Si sognava da svegli senza l'illusione che l'Italia vivesse una. Non era un delirio, un'allucinazione. Caro Franco è la storia, dicono ad avere ragione, ma la dignità ridata alle persone e quel po' di follia per cambiare le cose ce l'hai messa tu. Ehi Franco, e oggi che chiunque può parlare, tutti hanno un profilo da mostrare, in silenzio quasi fuori dal normale. Siamo connessi, sulla carta abbiamo fatto dei progressi, ma in fondo siamo più soli e meno umani, facciamo finta di essere più sani. Ma il pregiudizio, quello purtroppo è ancora forte, la mente ha come delle grandi porte che qualcuno tiene chiuse bene a chiave. E chissà se l'ha buttata via la chiave.